Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo e primissimo video di Roblox Studio. Quest'oggi faremo uno dei primi e dei tanti tutorial su come utilizzare e creare cose in Roblox Studio. Per la precisione, quest'oggi vi insegnerò come creare un oggetto che si può raccogliere. Iniziamo! Per iniziare andiamo su View, Toolbox e scegliamo un oggetto che ci soddisfa. Io in questo caso prenderò questa chiave rossa. Ok, possiamo chiudere Toolbox e assicuriamoci di aver aperto Explorer e Properties. Allora andiamo sulla chiave, la ingrandiamo un po'. Per fare questo andiamo su Model, Scale e la ingrandiamo un po'. Forse così un po' sproporzionata. Così, ok, perfetto. Andiamo sul nostro oggetto, lo rinominiamo come vogliamo, in questo caso lo chiamerò Key. Poi facciamo tasto destro, copia, andiamo giù sul Server Storage, facciamo di fianco, premiamo il simbolo della più e aggiungiamo, scriviamo, un tool, quindi un attrezzo in italiano. Lo chiamiamo con il nome che vogliamo, in questo caso lo chiamo sempre chiave. Facciamo tasto destro sopra e paste into, quindi incolliamo quello dentro. E mi raccomando, chiamate quello che abbiamo incollato prima, quindi la chiave, chiamatela handle, H-A-N-D-L-E. Questo è molto importante. Poi dopo, su handle, scorriamo giù e mettiamo anchored false. Ok, assicuriamoci che sia così. E can collide false. Invece la nostra chiave, adesso possiamo anche chiudere qui server storage con questa freccetta. Invece la chiave che sarà in questo momento visibile, che possiamo spostare e fare tutto, che si trova all'interno di workspace, dobbiamo metterla anchored, quindi ancorata. Quindi sta ferma, in modo che se no uno ci cammina sopra e la fa muovere, non è proprio il top. Quindi su Key prendiamo la più e mettiamo un click detector. Dentro al click detector, sempre premendo più, ci mettiamo uno script. Dentro a questo script scriviamo local, quindi individuo, localizza, key, quindi la chiave, che è uguale. Allora vi spiego, tutto questo da workspace fino a test service fanno parte di game, che è tutto il gioco. In questo caso il mio gioco si chiama Base Plate. Va bene. Quindi game, dobbiamo scrivere game, punto. A noi interessa prendere, l'oggetto da server storage, quindi punto server storage, appena vi viene permette invio, punto key, che è l'oggetto che avevamo messo prima. Poi mettiamo local item, che sarà, se apriamo, l'item dovevo mettere che sia key, quindi script, che è lo script in cui stiamo scrivendo adesso, script.parent, che in italiano vuol dire il genitore, quindi quello che contiene lo script, punto .parent, quindi quello che contiene lo script, che a sua volta contiene lo script. Ok, quindi key, questa qui, key. Ok, sotto di due righe a capo scriviamo script.parent, che vi ho segnato cosa vuol dire, punto mouse click, esatto, mouse click, due punti connect, vi verranno già due parentesi, fate frecce indietro, quindi andate uno prima, aprite un'altra parentesi e cancellate la parentesi chiusa che si è formata, quindi avrete due parentesi aperte e una chiusa. Tra le due aperte scrivete function e in questa scrivete player, che quindi quello che clicca l'oggetto è il player. Quindi noi scriviamo, vi verrà scritto end, mettete item, due punti destroy, quindi distruggiamo l'oggetto perché lo raccogliamo. A capo mettiamo key, quindi quella che abbiamo messo nel server storage, quindi il magazzino del server,
quindi che contiene gli oggetti e tutto. Due punti, clone, quindi clonalo. E poi dobbiamo dirgli che key, punto pare, quindi abbiamo detto sempre di questo nel server storage, key, oh, scusate, la clonazione di key deve andare, quindi punto pare, deve essere dentro a uguale player, che è colui che ha premuto l'oggetto, punto backpack. Ok? Proprio scritto così, con la B maiuscola e tutto il resto minuscolo. E ora il nostro script è pronto, possiamo chiudere. Facciamo play, questo tasto qui in alto a sinistra, con la freccia con l'omino. E in teoria, se tutto va bene, speriamo che tutto vada bene, speriamo con grande fiducia, è bellissimo, se noi ci avviciniamo, dovremmo già poter iniziare a premere, ecco, e se noi premiamo, abbiamo l'oggetto. Ok, allora così è un po' brutto, lo ammetto, tenerlo in mano così non ha molto senso, però se avete un po' di Robux, quindi soldi da spendere, andate, compratevi come si chiama? Questo qui, Tool Grip Editor, vi lascio il link in descrizione da dove scaricarlo, costa 25 Robux e secondo me li vale. Premete sopra, qui premete sopra l'oggetto che deve essere preso, quindi questo. C'era questo poi, a dire la verità, che noi però non possiamo premere, come mai? Eccolo, dovete premere l'handle dentro la key del server storage, fate edit tool grip, non ha funzionato, come mai? Ok, non ha funzionato, what? Ah no, scusate, dovete premere su key, non su handle, scusatemi, e potete ruotare, quindi metterlo così, da qui potete vedere com'era l'anteprima, e magari anche, no, così, lo spostiamo un po' indietro, e così è perfetto, possiamo chiudere, fare di nuovo play, e una volta che, quando parte questo caricamento, e quando noi torniamo a premerlo, sarà come l'abbiamo detto noi, vedete molto meglio. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un bel mi piace, proprio spaccatelo il tasto e anche il tasto rosso iscriviti, è gratis ovviamente. Attivate la campanellina, trovate tutti i link del caso in descrizione. E ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!